Superstrada chiusa per quasi l'intera notte a causa di un tamponamento fra un'autocisterna e un furgone della Radiological Service. L'incidente è avvenuto in salita in direzione Venezia, poco al di sotto dell'abitato di Cattinara. Nello schianto, che ha mandato in frantumi il parabrezza dell'autocisterna, è rimasto ferito il camionista al volante, per fortuna in modo non grave. Registrata la dinamica del sinistro da parte della polizia stradale, con l'intervento sul posto di un'ambulanza per la cura di alcune ferite superficiali, si è posto il problema del travaso dei carburanti contenuti nell'autocisterna danneggiata, mentre lungo l'arteria si formava una coda di oltre 2 km che ha superato in un primo momento l'uscita della ex Grandi Motori. Dopo aver disposto la chiusura della strada in uscita dalla città e l'uscita obbligatoria alla Varzila, è stato necessario l'intervento in forza dei vigili del fuoco sul posto con 15 uomini. Oltre a un'autopompa e un'autobotte è stato allertato l'intero nucleo NBCR con 3 mezzi specializzati e il coordinamento del comandante provinciale e del funzionario di turno. Sono state necessarie diverse ore di lavoro per il travaso reso delicato dal contenuto dell'autocisterna che oltre a 16.000 litri di gasolio ne trasportava pure 14.000 di benzina, quest'ultima molto più pericolosa poiché con un rischio di infiammabilità molto superiore al diesel. Le operazioni si sono concluse brillantemente alle 3.30 con il trasferimento dei carburanti su un altro mezzo arrivato nottetempo da Venezia. Poi le operazioni di recupero del mezzo incidentato con la riapertura della grande viabilità in direzione Venezia solo dopo le 4.30 del mattino.